Diamo ora spazio ai vostri interventi telefonici all'interno del programma La persona dello Spirito Santo, a cura di Walter Binni. L'apologetica la deve sapere fare chi ha le conoscenze, perché l'apologetica stupida crea più danni che un buon tacere. Però l'apologetica va fatta. Va fatta perché in un momento come questo, dove il buio viene scambiato con il giorno, l'uomo è scambiato con la donna, il davanti è scambiato col di dietro, il sopra con il di sotto, la destra con la sinistra, non faccio allusione ovviamente alla politica, tanto destra e sinistra è sempre hegeliana, perché tutti si dimenticano poi di dire sinistra cosa, hegeliana, destra cosa, hegeliana. E visto i frutti della filosofia hegeliana, stendiamo un pietoso velo. Quindi l'apologetica veniva considerata, e tanti sacerdoti non sono stati negli ultimi 40 anni educati all'apologetica. Sono stati educati al dialogo, che va benissimo, al cammino in comune, che va ancora benissimo, ma alla difesa no. Sembra quasi che noi ci dobbiamo così rendere timidi, come se lo Spirito Santo ci desse uno spirito di timidezza. No, lo Spirito Santo invece ci dà uno spirito di fortezza, e se noi chiediamo allo Spirito Dahat, Binah e Ochmah, che sono i tre termini con i quali nell'Antico Testamento, tradotti in greco, conoscenza, no? Sapienza e, possiamo dire, intelligenza, ecco, vedete che sono tre cose belle, noi abbiamo il dovere di difendere la fede, di mettere alcuni punti chiari, quei due o tre principi inscindibili dei quali non possiamo tornare indietro. Cristiano, per esempio, cristiano è colui che crede, è figlio di Dio, è colui che crede nella divinità di Cristo e nella Santissima Trinità, colui che è nato di nuovo, colui che è stato battezzato, è stato crismato. Un uomo e una donna fanno chiesa domestica, fanno sacramento, non fanno altra roba di nessun tipo, vedete, alcune cosettine, no? Però bisogna saperlo fare, bisogna ascoltare, avere l'umiltà di ascoltare, ma bisogna avere la parresia, che è dono dello Spirito Santo. E allora il concilio ecumenico di cui adesso stiamo parlando, e adesso leggeremo il documento fatto dagli apostoli e vergato con il loro sangue, perché questi signori sono stati tutti uccisi, non sono morti di morte naturale. Per dire queste cose, lasciarle a noi, loro le hanno vergate con il sangue, non le hanno vergate con l'inchiostro. Io e voi, quando firmiamo, firmiamo con l'inchiostro. Ma questi signori, che sono gli apostoli, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, dice sempre il credo, il simbolo niceno, costantinopolitano, in questo caso, l'hanno vergata col sangue, dopo aver fatto apologetica, accompagnata magari anche da qualche miracolo e da qualche prodigio. Bene, o vogliamo negare questo? Non lo possiamo negare storicamente, perché sono stati perseguitati e ammazzati, e non per il colore dei loro occhi, ma per la potenza della loro parola, per la potenza della testimonianza e per quello che hanno lasciato, perché da 2000 anni ci basiamo su queste cose, non su delle fantasie. Quindi l'apologetica va fatta, è chiaro che la deve fare chi la sa fare, e quando i pastori la fanno bisogna tacere, anzi pregare perché siano ancora più incisivi. Sant'Ambrogio, quando ha preso l'imperatore e gli ha detto tu qui dentro non entri in chiesa perché sei un assassino, gli ha detto così, e noi veneriamo la memoria di Sant'Ambrogio, perché lui ci ha messo la faccia, oltre che l'apologetica. E anche oggi ci sono tanti santi che fanno apologetica, e invece di criticarli dobbiamo benedire, dire bene, appoggiarli e non avere timidezza, perché la timidezza è del demonio, e invece lo Spirito Santo ci dà la franchezza. Leggiamo il testo, dice, sentite che meraviglia, perché questa è apologetica. Scrivono agli anziani e alla chiesa di Antiochia e dicono così, sentite, ve la leggo, versetto 23, consegnarono la lettera, comincia così: gli apostoli e gli anziani e i fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salvezza. Sentite l'autorità, ecco, l'autorità. L'autorità non è l'autoritarismo, è un dono dello Spirito. Allora abbiamo visto che lo Spirito previene, testimonia, no?
rende, diciamo, testimonianza, accoglie, riferisce, bisogna, ci fa tacere, ci fa ricordare, ci fa discutere, ma poi ecco il documento, l'autorità. Questa è autorità, sentite l'autorità. Ve la leggo, non faccio commenti. Voglio che lo Spirito Santo parli nei vostri cuori, commentiate voi queste parole. Santo cielo. Gli apostoli e gli anziani e i fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salvezza. Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali però non avevamo dato alcun incarico, sono venuti a turbarvi coi loro discorsi, sconvolgendo i vostri animi. Abbiamo perciò deciso, tutti d'accordo, di eleggere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi queste cose a voce. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, ripeto, abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, ripeto, abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. Astenetevi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla porneia. Farete buona cosa a guardarvi da queste cose. State bene. Io penso che ci sia poco da commentare. C'è poco da commentare. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi. Adesso io vi faccio una domanda. Prima di lasciare la linea alla regia, e se volete già telefonare potete farlo, i numeri che sapete, perché mi interessa sapere un vostro parere e una vostra testimonianza di questo incontro tra lo Spirito Santo e i pastori, gli apostoli, i presbiteri. Io vorrei chiedervi questo: ma esiste un'agenzia educativa, un sodalizio umano, per quanto eccelso sia sulla faccia della terra? Sceglietevene uno, quello che volete, che possa avere l'autorità, l'ardire, l'autocoscienza di poter dire: abbiamo deciso, io e Dio, noi e Dio, abbiamo deciso. E in greco è proprio così. Esiste un'agenzia planetaria, non so, l'ONU o qualche stato potente, non lo so, una cosa meravigliosa, stupenda, del passato, del presente, del futuro. Esiste qualcuno che si può alzare una mattina e dire: abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi? Ci può essere una cosa del genere? Ecco, io vi lascio questa domanda, vi lascio la regia e poi dopo ne parliamo negli ultimi 10 minuti di trasmissione, per ridare poi la linea alla rete. Vi lascio con la regia.